Rassegna stampa di Osimo Oggi, a cura di Matteo Montesi. Oh, ciao a tutti, oggi è l'8 giugno 2017. Andiamo un po' a vedere le notizie da Osimo Oggi. Cronaca. Prevenzione tumori cutanei, è il giorno della pelle. Sabato 10 giugno alle ore 9:30 alle ore 13. Abbadia di Osimo, piazza dei Benedettini. L'incontro organizzato in collaborazione tra il Comitato Pastwer e il Circolo 76. Visite nei cutanei gratuite. Vedi, conviene andarci. Nella prevenzione dei tumori cutanei, oltre alla visita specialistica dermatologica annuale, ci sono altri due aspetti fondamentali da tenere in considerazione, ovvero promuovere tra la popolazione l'autoesame mensile della propria cute e il coinvolgimento dei medici di medicina generale. Quindi prevenire è meglio che curare. Il dottor Galeazzi. E questa invece è la dottoressa. Se uno previene la malattia, vede prima e la cura più facilmente. Invece se si vede troppo tardi, dopo alla fine è troppo tardi per curarsela, dopo uno crepa. Strologo 1, stronati 0. Rete decisiva al 90%, con tanto di foto in divisa da carabinieri. Strologo. Simpatico match da tastiera su Facebook con argomento la patria, il 2 giugno, le forze armate. Di idee discretamente diverse Giovanni Strologo e Celestino Stronati, confronto avvenuto sulla pagina Facebook del primo. Vedi cosa dice? Siete l'ultima speranza del popolo italiano, liberateci da questi infami che governano il nostro paese. Celestino Stronati invece gli dice: sarei curioso di sapere se questo valoroso patriota che elogia i paracadutisti ha ottemperato all'obbligo del servizio militare di leva come tutti noi comuni mortali, o come credo si è imboscato grazie ai favori di qualche politico. Della serie i comandanti dell'armatevi e partite. Praticamente qui c'è due colloqui su Facebook che hanno fatto questi due militari, che Celestino Stronati gli dice: vorrei vedere, per la frase che hai detto, se tu hai fatto il servizio di leva oppure sei stato messo dentro dalla politica. Hai capito? Che notizia questa? Questa è grossa, eh? Osimo, Cavalier Gallina in tutta la Repubblica e caccia al tuo merito. Cavalier Gallina. A sorpresa Mattarella affilia all'ordine responsabile Astea del Verde. Grande curiosità per conoscere le motivazioni e soprattutto il segnalatore della nomina. Prossimo appuntamento del Cavalier Mirko Gallina, fra 3 anni, il 2 giugno 2020, festa della Repubblica e primo attacco, consentito per legge al gradino immediatamente superiore di ufficiale. Vedi, Mirko Gallina è di classe 52 e qui parla che nel 2020 forse diventerà cavaliere di gran croce, magari decorato di gran cordone, che costituisce proprio il top dei top. Guarda un po' che roba. Nati, morti e sposi. È nata in cielo Carla Consalvi. L'eterno riposo dona Carla Signore, risplende a lei la luce perpetua, riposi in pace, amen. Ieri pomeriggio, assistita amorevolmente dai suoi cari, è venuta a mancare l'età di 83 anni. Ne danno l'annuncio i figli Carlo, Bruno e Cristiana, il nipote Mattia, le nuore Maria Elisa, Simona ed i parenti tutti. Vedi, Osimo 5 giugno. Praticamente, qui su Osimo Oggi, aggiornando il giornale, ci mettono tutti i defunti del mese ricorrente, che sono nati in cielo. Anche Sisinio Pace è nato in cielo. Questa notte all'ospedale di Osimo, assistito dai suoi cari, è mancato all'età di 93 anni. Sisinio Pace, ne danno il triste annuncio la figlia Lorella, il genero Pierino, i cari nipoti Mauro e Giacomo, il cognato ed i parenti tutti. Osimo 3 giugno 2017. Maria Massifara, questa mattina all'ospedale di Loreto è deceduta, ne danno il triste annuncio i familiari tutti. Iole Maria Di Giusto, questa mattina presso la casa di riposo Grimani Buttari di Osimo serenamente si è spenta all'età di 77 anni. Col dolore ne danno la triste notizia i parenti tutti. Corriere Adriatico. Scontro all'incrocio, poi insulti e spintoni tra due automobilisti settantenni. Qui è successo in Ancona. Poi qua perde il controllo e l'auto si ribalta. Momenti di paura sulla superstrada. Un po'. Poi scrive un sms e poi si lancia dalla finestra. Ciao per sempre, perdonatemi. E no, miseria. Qua botte e minacce alla moglie, uomo di 60 anni, folle di gelosia, arrestato.
Poi Petroli Marche, il lutto. Morto il fondatore Titti Minardi, si è spento a 74 anni. Le auto nel mirino della banda dello spray tornano a raid vandalici. Il cane Bernet fiuta l'ascice negli slip. Finiscono nei guai un minorenne e il suo amico. Ma allora improvviso stronca ex consigliere comunale. La famiglia dona gli organi. Ricordando Christian nasce il Coffè Win Barre. Ieri l'inaugurazione. Il taglio del nastro. Elode l'alte, tenta la fuga e poi si ribalta. Con l'auto il conducente era ubriaco. E na miseria. Quante ne succede? Adesso andiamo a vedere. Vivere Osimo. Vedi, anche qui fa vedere prevenzione. Sabato 10 giugno, visite gratuite per la prevenzione dei tumori cutanei. C'è solo sta notizia qui, vedi, su Vivere Osimo. Ora, prevenzione. 8 giugno. Qua invece è Ufagna. Qui Sirolo, Loreto. Finito. Qui invece su Ancona Today ancora c'è questa notizia dell'altro giorno. Truffa all'ex moglie, ruba i codici della Poste Pay per pagare i regali alla nuova compagna. Ora un po', pensa un po', la nuova compagna dopo quando ha saputo questa notizia non ha gradito i regali di questo qui. Sicuramente dice, oh, pitteli un po', ripeteli un po' dietro questi regali. C'è rimasta male, mi sa. Una miseria, un altro po'. A scoprirlo gli agenti della polizia di Osimo, l'uomo utilizzava i codici segreti della Poste Pay dell'ex moglie acquistando online regali per la nuova compagna. Il resto del Carlino. Guarda un po', Andreucci nei guai, oh, omicidio di Osimo. Il giudice era pienamente consapevole, negata la perizia medica, ha cercato di furviare le indagini. Vedi che roba? L'avvocato ha chiesto la perizia medica che fosse determinato pazzo, che ci ha avuto una pazzia per toglierlo dalla prigione, e invece il giudice ha stabilito che era molto lucido in quel momento, quando ha scannato a Pinciaroli. Olindo, puretto. L'eterno riposo di una Pinciaroli, signore. Risprende a lui la luce perpetua, riposi in pace, ame. Guarda un po'. Ancona, omicidio Osimo. Trovato morto un veterinario di Macerata. Guarda, queste le foto vecchie. La notizia ormai è vecchia, però c'è gli aggiornamenti. Guarda, Ascoli, 8 giugno 2016. Il fatto che ha rilasciato le dichiarazioni atte a fuorviare le indagini dimostra la piena consapevolezza della gravità della condotta tenuta, per cui Valerio Andreucci non è necessario sia sottoposto a visita medica. Oh, 8 giugno 2016. Se sbagliati, oh, se sbagliati sul resto del Carlino. Vi siete sbagliati la data. Invece oggi è l'8 giugno 2017, guarda. Però è cose che capita a sbagliarsi. Vedi? Guarda, Valerio Andreucci, non è necessario sia sottoposto a visita medica. Non sono d'accordo, il ragazzo non sta bene e va visitato da uno specialista. È battaglia fra accusa e difesa nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Olindo Pinciaroli avvenuto domenica 21 maggio ad Osimo. Il carcere accusato di omicidio volontario c'è Valerio Andreucci, ascolano, che proprio in questi giorni ha compiuto 24 anni. Sono andati a trovarlo i suoi familiari nel carcere di Montacuto per fargli gli auguri. Certamente il compleanno più brutto della sua vita, visto che lo ha trascorso dietro le sbarre di un penitenziario con addosso un'accusa gravissima e prove pesantissime contro di lui. E nammi, sai che macello. Quindi il giudice è contrario alla perizia medica. Vedi? La battaglia fra accusa e difesa riguarda la perizia che il suo legale avvocato Alessandro Angelozzi ha chiesto di poter affidare ad un suo consulente medico, per il quale ha chiesto un accesso in carcere. Accesso che è stato negato, ma che ieri il legale ha di nuovo chiesto con un'altra istanza. L'avvocato Angelozzi aveva presentato la prima istanza il 31 maggio scorso. Ha respinto il giudice, sposando il parere negativo del PM Marco Pucilli, il quale ha motivato il suo punto di vista sostenendo che la richiesta era generica e che la visita potrebbe inficiare accertamenti futuri e che la direzione del carcere non ha segnalato particolari problematiche psichiche riferite ad Andreucci. Non è d'accordo l'avvocato Angelozzi, che ieri ha presentato una nuova istanza. Quindi l'avvocato di Andreucci non è d'accordo e fa del tutto per definirlo pazzo in modo che scappa fuori dalla prigione. Dopo la cronaca nazionale, guarda lì indomandati gli occhi, oh, bimba morta in auto dimenticata da mamma. Ma come si fa? I genitori si dimenticano dei figli perché ce l'hanno da fa troppe, troppo stress, troppi stressati, troppe robe materiali, non ci si capisce più niente, guarda. Che macello, guarda, guarda che roba, che merda. Che realtà, guarda, adesso scappa fuori la notizia, un attimo, vedi che c'è il cerchietto. Guarda le pubblicità, a rotta de collo se pubblicità, guarda, fammela levare se pubblicità. Guarda lì le pubblicità che c'è. Eccola qua, guarda, bimba morta in auto dimenticata.
Castelfranco di Sopra, Arezzo, 7 giugno, una bimba di 16 mesi è morta dimenticata in auto dalla madre. È accaduto a Castelfranco di Sopra, Arezzo, dove la donna, probabilmente convinta di aver accompagnato la piccina all'asilo nido, si è diretta verso il posto di lavoro. Il comune di Castelfranco, dove è segretaria comunale, ha parcheggiato l'auto nella piazza davanti al comune al sole. Si è accorta della piccina solo quando, dopo circa 6 ore, è tornata a bordo della vettura trovando la bimba ormai morta. Purina! Ma come si fa? Ma come si fa davanti cucio? Come si fa? Povera bambina, è morta soffocata dal caldo, perché dentro la macchina, la macchina chiusa sotto al sole, si riscalda da 60 gradi, arriverà la macchina. Porca miseria. Con quello che è stato definito un urlo straziante, ha dato l'allarme, ma anche i tentativi di rianimazione con il defibrillatore non sono serviti. Ora rischia le accuse di omicidio colposo e abbandono di minori. Considerata una madre premurosa e molto affidabile sul lavoro, tempo fa aveva pubblicato su Facebook il link ad un articolo di un quotidiano, Maternità e lavoro perché le donne non ce la fanno più. Pensa tu che roba. Infatti, deve essere che era talmente stressata che non si è accordata più che la FIA non l'aveva portata all'asilo, ma l'ha lasciata dentro la macchina. E adesso, ritornando nel sito Osimo Oggi su Politica, si trovano questi aggiornamenti. Nuovi collegi elettorali, prime conferme negative. Osimo ha perso titolarità. Inglobato ad Ancona, vedi, le commissioni al lavoro stanno per rendere ufficiali i nuovi ambiti geografici, nuovi collegi elettorali, prime conferme negative, Osimo. Poi, schiacciando il titolo, si legge tutta la notizia. Guarda un po'. Le circoscrizioni Osimo San Severino Marche sparisce in luogo di un territorio pari alla provincia di Ancona, ancora peggio al Senato con Osimo, Ancona e Macerata insieme. Analogamente non andrà meglio per Osimo con il voto al Senato, dove è scomparsa la vecchia circoscrizione Macerata-Osimo, dove anche in passato Macerata si è sempre assicurata la parte del leone. La nuova distribuzione territoriale sembra mettere tutti insieme le province di Ancona e Macerata, quindi peggio che andar di notte per i nostri rappresentanti locali. Come dire che prima almeno qualche porchetta in campagna elettorale si poteva ancora rimediare, così come ci stanno cucinando a Roma. Invece anche le porchette difficilmente saranno distribuite in città, essendo considerato il voto degli osimani alla Camera e al Senato, qualsiasi partito dovessero scegliere del tutto inutile. Che disastro, sa politica. Poi Osimo, miracoli PD, Astea e CMA moltiplicano poltrone e stipendi. Guarda un po', la Stea. Come Gesù con 5 pani e 2 pesci riusciva a sfamare il popolo pugnaloni. Osimo, vedi? Piccola differenza, a saziare i morsi della fame saranno precise e ben selezionate bocche amiche degli amici. Vedi, Simone Pugnaloni, Astea, Osimo e Recanati, Monte Cassiano, Loreto, Monte Lopone, Porto Recanati e Potenza Picena. Una grande amicizia, importante alleanza. I patti parasociali tutelano tutti. Osimo cresce nella rappresentanza rispetto al passato. Dopo che un punto importante da legge, Maria Grazia Mariani, quindi la discussione in consiglio comunale era solo una chiacchiera da bar. Il sindaco ci aveva assicurato che l'operazione Astea Centro Marche Acqua non serviva a creare nuove poltrone, ma a rendere il servizio idrico più economico per gli utenti. Niente di tutto questo. Oggi leggiamo finalmente i nuovi incarichi. Nuove poltrone scelte senza neanche uno specifico bando. Dove possiamo leggere il curriculum e il compenso? Sì, il compenso perché i cittadini devono pure sapere che prima il consiglio di amministrazione di Centro Marche Acqua non percepiva alcun compenso. Ora non sarà così. E visto che le tariffe dell'acqua applicate da Astea erano già le più alte dell'ambito, con le nuove spese in termini di poltronificio, il sindaco dovrà spiegarci come potrà abbassare le bollette dell'acqua. Di questo passo ci costerà meno l'acqua minerale. Pensa un po', conviene andare a comprare l'acqua in tutte le bottiglie di quanto costa l'acqua, perché a quelli lì ha alzato lo stipendio. Sempre peggio, sempre peggio. Che merda! Guarda, Stefano Simoncini, poltronificio. Simone Pugnaloni, le cosiddette poltrone che sono obbligo di legge sancite dal codice civile perché rappresentano l'organo amministrativo della società in CMA, c'erano prima e vengono confermate ora. Nessun poltronificio, solo il rispetto delle regole. Dopo Antonietta Mordenti, per respillarci altri soldi, come se ne prendessero pochi, ma va là. Vedi, Maria Grazia Mariani, prima compenso zero e scelti tra i tecnici di Astea ora. Simone Pugnaloni, prima una società con capitale di 10.000 euro, ora società con capitale di quasi 100 milioni di euro, che assume il ruolo di capogruppo di una holding. E
Credo, senza esagerare, che un compenso sia dovuto, basta demagogia. Poi Maria Grazia Mariani: considerare che ora, oltre al CDA, si dovranno nominare i revisori dei conti che prima non c'erano. Pubblichi il sindaco tutti l'elenco dei nominati e ci dica, carte alla mano, l'utilitasse in termini economici dell'operazione Gold Seat. Il capitale è sempre lo stesso, lo chiamiamo Astea o Centromarche Acqua, i soldi sono sempre quelli, con la differenza che abbiamo duplicato le poltrone e i costi a carico dei cittadini. Un'idea, la mia, che potrà essere smentita solo con i numeri di bilancio che il sindaco ad oggi non ci ha mostrato. Un minestrone che rischia pure di essere condito con ricorsi e spese legali milionari che inevitabilmente andranno a caricare le bollette. Non mi piace dire, ve lo avevo detto e mi auguro di sbagliare. Dopo Michele Ricci dice, no? Questo è un dialogo che hanno avuto. Non facciamo demagogia? Lei, sindaco, cosa fa? Simone Pugnaloni, il sindaco, dice: se non vi era certezza sulle azioni strategiche da intraprendere, supportate da validi pareri legali pro veritate, nessuno di noi avrebbe votato scelte che lei, signora Mariani, definisce irregolari, quindi esposte a chissà quale risarcimento. Non spaventi il popolo con azioni demagogiche, grazie. E no, mi sai quante parole difficili se trovene per reputarsi qualcuno. Antonietta Mordenti: chi sono questi poltronari? Figli o nipoti di chi sta già a capo? Diciamocelo oggi, in Italia funziona così. Infatti funziona solo con le spinte dietro. Maria Grazia Mariani: signora Antonietta, non saprei rispondere. Il sindaco ce lo dirà pubblicando il loro curriculum. Antonietta: credo che sia un nostro diritto. Michele Ricci: dimenticavo che sono uno zero, quindi non mi vede e non mi sente, che bello. Simone, il sindaco, dice: lei assumerebbe incarichi così importanti, incarichi di responsabilità a costo zero? Sicuramente mi dirà di sì, per farsi bella agli occhi dell'opinione pubblica, ma sono certo che riservatamente ha un altro pensiero. Dopo Maria Grazia Mariani: allora doveva essere chiaro, sindaco, non dire bugie e avere il coraggio di esporre le cose come stanno. L'operazione vietata per legge sarebbe comunque giustificabile solo con economie di spesa. Dove sono? Io ero contraria, ma ai suoi consiglieri ha raccontato cose non vere. Come la prenderanno? Ermanno Santini: come si dice, quando si maneggia il miele è naturale leccarsi le dita. Tuttavia non credo che si possa pretendere che un amministratore delegato di un'azienda operi gratuitamente. Semmai si potrebbe evitare così tante aziende, peraltro dovrebbero essere sfoltite, ma dopo le elezioni. Maria Grazia Mariani: infatti non critico il compenso dovuto agli incaricati, ma la politica adottata dall'attuale amministrazione. Anziché chiudere, abbiamo creato nuove società o le abbiamo fuse per inventarci nuovi posti, ma con costi a carico dei cittadini. Guardiamo per esempio nuova TPL Osimo: maggiori costi di avviamento che potevano essere evitati. E lo avevo detto, ahimè, non sono un'astrologa, è sufficiente il buon senso di una casalinga per capire certe cose. Comunque saluti, la casalinga va a preparare il pranzo, buona giornata. Vittorio Corroni: ma signor sindaco, ma in questi posti non ci sono i concorsi? Ma perché solo voi politici avete l'onore di scavalcare tutti e tutto? Perché non si riesce a sapere la somma che prenderà? Questo è un dovere, far sapere ai cittadini, no sindaco? Dopo il sindaco discorre, no? Il sindaco risponde, sente cosa dice. Caro Vittorio, fare il componente di un CDA non è un lavoro, è un incarico fiduciario pro tempore di 3 anni in 3 anni che aspetta il sindaco per i lavori a tempo determinato ed interterminato. Astea fa i concorsi, vedi? Però non è che dice i minimi particolari e fa vedere le carte in tavola, non fa vedere niente, quindi poi ne fa come gli pare. A chi ce lo dice a noi se non c'emo le prove? Disastro, inventene di tutto e di più per far spendere di più ai cittadini e per guadagnare l'ora. Che merda. A posto, anche oggi termino qui la rassegna stampa, a domani. Tanto per cambiare, no? Dico sempre quelle, ogni giorno mi pare. Però è giusto dirlo, perché se non lo dico io, chi lo dice? Chiunque vorrebbe comprare il mensile Osimo Oggi, che c'è tutte le notizie del mese passato, lo può andare a comprare in tutte le edicole di Osimo. A ricciata! Rassegna stampa di Osimo Oggi, a cura di Matteo Montesi.